Sì, tu sei a fondo. Io sono miope. Io ho messo infatti gli occhiali perché io sennò non ho le lenti. Bene. Hai le lenti? No. E perché? No, di là, cioè, in stazione. Perché stiamo parlando della mia miopia? Ok. Ciao polpette o ciao sconosciuti curiosi. Ciao polpetta. Oggi siamo qui con Martina Piccu, che conosco sui social da un bel po' di tempo, per la prima volta ci siamo viste. E parliamo di sesso, diciamo. Che novità! Ormai mi vogliono ecco, tutti per questo. Andrà. Ti vedo che pari veramente confident e che credi molto in te stessa tramite pari. I social, pari appunto. Volevo sapere un po' la verità, ovvero ho visto vari tuoi video in cui parli sia di sesso, sessualità, orientamento sessuale e delle violenze che hai subito in passato. Per questo ti volevo chiedere come ti senti tu col tuo corpo, come ti senti quando le persone ti criticano perché sei in carne. In realtà tu hai detto che ti sembro così, ma non è vero. Nel senso, è una cosa che va a periodi. Adesso, se voi vedete, io adesso ho un cuscino davanti alla pancia, allora, quindi vuol dire che ti metti così il cuscino, vuol dire che io non sono confident perché non voglio stare così che si vede il lardarello. Quindi in realtà sono confident fino a un certo punto, ci sono dei momenti in cui mi sento di più, mm-hmm. e quindi mi carico positivamente, ma penso che questa sia una cosa normale di tutti. Adesso Laura Brioschi mi ha chiesto di partecipare alla catwalk, invece non ci vieni. No, ci sono. Ah. Sabato accompagno la mia amica, ma non tu la fai. Portami un tampax, sì. Allora, prima, quando ti ho nominato il fatto che ti è successo, quindi la violenza sessuale subita a quanti? 16 anni, hai detto, vero? Perché mi sembra la stessa età. Dovevo, non mi ricordo se ne dovevo fare 17 o ne dovevo fare 16. Tu mi hai detto no, dopo ti racconto perché non è come pensi. Cioè io ti ho detto tu mi sembri più sicura, no? Di me, no, cioè, non è vero. Allora, siamo opposte. Come hai vissuto sesso dopo quella cosa? Allora, ho avuto un anno in cui io non ho capito quello che è successo. Infatti non ne ho mai parlato con nessuno. Mia madre ne è venuta a conoscenza 3 anni fa. Ne ho 28, insomma. E mi ricordo che avevo preso la mia cagnolina. Ecco, quindi, ho ricordi un po' così. Ho avuto un anno in cui io facevo veramente finta di niente, come se non fosse successo niente. Quindi non ho avuto la consapevolezza di quello che era realmente accaduto, no? Poi mi ricordo che forse ero alla televisione, avevo visto una scena di violenza. Ti ha preso il panico? E no, e lì mentre vedevo una scena di violenza ho rimembrato, cioè quando è successa, ecco, facciamo chiarezza. Io sono uscita in mezzo alla strada, dopo un po' lui è venuto e mi fa: ma perché fai così? E neanche lui si è reso conto di quello che è accaduto, no? Perché è stato un raptus di pochi minuti. E io quando sono uscita l'unica cosa che gli ho detto è: portami a casa. Lui mi ha riportato a casa, io non ho pensato a quello che era successo, ma ho pensato al fatto, boh, me ne devo tornare a casa, torno a casa, lui poi mi ha scritto chiedendomi scusa di rivederci, non mi ricordo se poi l'ho rivisto, resta il fatto che poi a Capodanno ho scoperto che lui è andato a letto con un uomo. Cosa? Sì, no, e l'ho scoperto. È uno scoop, non l'hai detto in quel video. Ho scoperto tramite questa ragazza che si sentiva con lui e si sentiva nello stesso periodo in cui si sentiva con, cioè, quante ce ne aveva? Quanti ce ne aveva? Non lo so, oltretutto lui era più grande di me, più grande di 23 anni, 23-24, sì. La cosa divertente è che io poi lui l'ho ribeccato su Tinder e quando l'ho beccato ha iniziato ad andare in panico e ho detto: cosa faccio, lo matcho o non lo matcho, vediamo se mi matcherà anche lui. E lui mi ha matchato e io ero lì, ma questo un anno questo fa. Quando? Un anno e mezzo fa. Volevo vedere se lui si ricordava, no? E lui mi ha scritto come se non fosse niente. Tipo: ciao, ma ciao, come stai? Prima dopo il video. Ma lui non è. Lui non. Secondo me non sa. Non l'ha neanche visto. No. Beh, questa è una domanda che te lo fai se lui t'avesse scritto. No. Sono stata nella mia bolla, gli uomini non mi interessavano proprio. Perché ero molto nerd, io giocavo. Oddio. Senza cuscino. Ma che te frega? Ma fammi nel mio canale, levalo. No. Un evento. E tutto questo, stavo come con questo. Cioè, ho conosciuto questo ragazzo su un gioco online di guerra. E nello stesso gruppo di amici, che in realtà io non conoscevo questi ragazzi, ero l'unica femmina. Quindi l'unica femmina, oh mio Dio, che bella è di qua e di là. Vabbè, mi sono invaghita di 2 ragazzi. Contemporaneamente? No, di uno. Ah. All'inizio di uno, che era di Napoli, con cui poi sono stata. E si sono fatti avanti tutti e due, ma quello di Forme era innamorato perso di me. E un giorno ha deciso proprio di prendere di venire su in camion
con un suo zio, perché faceva il camionista, perché lui voleva vedermi, quindi io avviso mia mamma, dico, viene questo ragazzo con cui io mi sentivo già da 2 mesi e viene a casa mia a dormire. E noi praticamente ci siamo fidanzati a distanza senza esserci mai visti, cioè una cosa strafolle. Io avevo 18 anni e lui ne aveva 16. È venuto a casa, sempre in questa casa qua di fronte dove vivevo con i miei. Mi ricordo che dormivamo tutti divisi, nel senso mia mamma non voleva che dormissi con questo ragazzo, quindi nella mia cameretta ci stava solo lui. In camera di mio fratello dormivamo io e mio fratello. E mi dice vai in camera da Edoardo, che magari è preoccupato. Cioè, mia mamma è stata complice della mia deflorazione reale. Io e lui già ci baciavamo di nascosto. Quando i miei si giravano, ci davamo i bacettini. Mi ricordo che erano tipo le 3, le 4 del mattino e l'abbiamo fatto per la prima volta. Quindi la mia prima volta per me è quella. Il giorno prima, non me lo dimenticherò mai, ero sul terrazzo di casa mia, sul dondolo. Mia madre mi ha guardato serissima e mi fa: non avrai mica intenzione di fare del sesso? E io ho detto: mamma, ti pare? Cioè, imbarazzatissima. Niente, quindi poi io sono andata in camera, abbiamo iniziato a baciarci e mi ricordo che quando lui era sopra di me io sono andata completamente in panico e ho avuto un momento in cui io ho detto: staccati, questa zona mi sta rompendo le palle. L'ho guardato e io ho detto: magari aspetta, perché la voglio uccidere, io vi odio, maledette, ma perché con me ce l'hai? Posso fare un video così? Vabbè, io gli ho detto: sei ossessiva compulsiva a volte, oggi. Hai spostato il tavolo 1000 volte, sì, perché doveva essere allineato. Il tappeto, devi uccidere la mosca che non si vede. Perché in casa mia deve essere tutta la precisione dei sensi. L'hai rispostato mentre parlavi. Sì, perché se no si muove, vedi che balla. Mettici un foglio sotto, Martina. No, non si può. È il cretino quando ha aperto il preservativo, ce l'ho in fronte. Sì. Dopo che abbiamo fatto sesso per la prima volta, ha buttato via tutto nella carta, però si è dimenticato l'angolino del preservativo che mia madre il giorno dopo ha ritrovato e io mi sono beccata una di quelle cazziate. Ce l'ha capito subito tua madre? Sì, anche perché il giorno dopo camminavo tutta storta. No, veramente blebete. Ma come? Sì, perché mi aveva messo in modo che io non... Cioè, non so, secondo me si era fatto... Neanche adesso, dici. No, adesso ci mancherebbe. Proprio spaccate, però... insomma, per la prima vera e propria volta io non mi aspettavo di essere aperta come le cozze, insomma. Il problema è riemerso nel 2016, quando io ho avuto la prima volta con un mio ex, quello che era il mio scopo amico. Okay. E praticamente lui, diciamo che io e lui la prima volta l'abbiamo avuta in hotel. Alla fine ha detto: vado a dormire perché stiamo limonando da 6 ore, io ho una certa esigenza, allora o vado in bagno e mi faccio le cose da sola. Insomma, non ne potevo più. E lui praticamente, io e lui abbiamo avuto la prima volta mentre io dormivo. Ah. Quindi quando io mi sono risvegliata, mentre tu dormivi, vabbè, stava comunque vicino, ha fatto solo? Ha fatto solo mentre tu dormivi, in che senso? Però diciamo che lì c'era un discorso diverso. Vabbè, le stuzzicate. Da lui, quando mi ha bloccato i polsi, io iperventilazione, sono diventata tutta rossa, ho iniziato a piangere, l'ho spinto via e sono andata in bagno, mi sono chiusa tipo per 10 minuti e lui non capiva niente, è venuta alla porta: ma che ho fatto, così. Allora poi gliel'ho spiegato, anche se già gliel'avevo accennato quando ci eravamo conosciuti all'inizio, e lui da lì ha capito che non mi doveva più bloccare i polsi, perché non è una cosa che è cambiata. Quindi per questo ti dico, non l'ho realmente superata. Ho questo problema quando magari io e Max scherziamo, siamo sul divano, lui ha questo vizio di farmi il solletico o di venirmi addosso e io mi sento che mi manca il fiato e mi sento proprio male. Infatti lui ancora non riesce, dopo un anno di relazione, a capire che io ho questo problema, nonostante gliene abbia parlato spesso, ma non riesce a mettersi in questa ottica. Quindi capita delle volte che magari mi vuole fare il solletico e lui riesce con una mano a tenermi tutti e 2 i polsi e magari siamo sul letto, io sono così e non... Ti deve vedere che ti senti male per ricordarsi. Sì, non lo fa apposta. Non lo fa con cattiveria, ovvio. No. Perché poi io nel mentre rido, cose normali, però poi quando avviene questo movimento impazzisco. Prima di questo mio ex io non avevo rapporti sessuali messa, diciamo, a pecora, chiamiamo così. Cioè
non volevo dirla così brutta, volevo dire un po' più soft. Che poi fa, chiamiamola così, è così che si chiama. Sì, purtroppo sì, non dovrebbe, vabbè. Per me nel rapporto sessuale ci doveva essere sempre il contatto visivo. Perché fondamentalmente io quando ho ricevuto e subito violenza è iniziata che io ero di spalle, io ero in un letto, messa così, guardavo la televisione e io avevo questo ragazzo dietro che ha fatto cose che io non volevo e riusciva a bloccarmi in un modo che, non lo so, collega, non lo so, non riesco ancora a capire. Quindi per me una persona dietro senza darmi la possibilità di guardarti era una cosa che per me non andava fatta. Questa diciamo che è uno step che ho quasi superato, perché ho imparato. Cioè ancora non l'hai superato? No, perché è una delle posizioni più... Sì, che piace di più agli uomini, oltretutto. E la donna dovrebbe sentire più così, no? Sì, sì. Quelle che senti di più sono quella o quando sei sopra, perché lo senti perfettamente dritto nella precisione dei sensi, no? Mamma. Salve signora. Quando l'ho provata con questo ragazzo, anche lì panico, lui continuava, ti prego, ti prego, ti prego, perché loro hanno questo senso di dover avere la donna... E di quale ragazzo parli adesso? Del mio ex, e anche del mio attuale, sì, anche del mio attuale, agli uomini piace questa cosa della donna che è, insomma, come un cagnolino. Mi piace. Come un cagnolino, perché poi devono fare la mossa dello schiaffo sul sedere, perché la vedono nei porno, quindi allora bisogna fare così. E abbiamo provato, allora io sono riuscita ad arrivare al punto in cui posso accettare questa pratica, perché nel mentre io mi giro e riesco a guardarlo. Se non lo guardo... Hai capito dopo che non c'avevi il colpo d'astri che potevi fare così? Esatto, no, perché per me era una cosa che io dovevo stare dritta. Io ad esempio faccio pratiche di BDSM, no? Bondage. Okay. Tipo corde. E tu mi dirai, com'è possibile che tu riesci a... Aspetta, tu riesci a farti legare, a farti mettere una pallina in bocca o cose del genere, però non riesci a farti bloccare i polsi. Per me è proprio la sensazione di una persona che è sopra di me, che mi sta bloccando i polsi all'indietro, o anche se sono così, non capisco più niente. È proprio, invece nella pratica del bondage, del sadomaso, è un concetto diverso, perché dal dolore poi trae il piacere, no? Non è neanche colpa del mio fidanzato, perché lui che deve fare, cioè nel senso, a volte lo fa, se ne rende conto e vede scusa. A lui capita oltretutto delle volte che mi abbraccia nel sonno, ti giuro non sto scherzando, di spalle, e io vado in iperventilazione. Io ho dei seri problemi quando dormiamo. E un giorno... Anche quando ti abbraccia le spalle? Sì. Ma invece se stai tipo in piedi e lui ti viene a abbracciare le spalle, no, è normale oppure... Non succede niente. È proprio il concetto di stare nel letto. Fondamentalmente certe cose sono condizionate dal cervello, no? Dalla mente, no? È quella che ti fotte. Sì. Mica puoi eliminare quello che è successo. No. Se funzionasse così avrei già eliminato tante cose nella mia vita. Non avremmo emozioni e saremmo robot. Grazie a Dio non lo siamo. C'ha il suo lato positivo anche l'avere emozioni. Ultima domanda, anzi penultima. Allora, nel video però dicevi che tu tendi più a sottomettere, giusto? Cioè dopo quello che è successo, che non ho capito bene questa cosa, dopo quello che è successo tu sottometti o puoi essere sottomessa? Che da quello che ho capito... Allora, non so se sono troppo invadente. Dopo tutto... A livello comportamentale tendo a sottomettere, quindi nella coppia tendo sempre... Max dice sempre che io voglio avere ragione. Io ho vissuto 6 anni in più a te, capito? Tu non capisci niente. Sessualmente il contrario. E tu mi dirai, com'è possibile? In realtà con lui è il contrario. Con il mio ultimo, questo ex scopamico, era metà e metà, 50-50. Con Max mi sento di aver raggiunto una pace tale, non completa, da riuscire a farmi sottomettere. Se dovessi consigliare a qualcuno che è stato vittima di violenze che però non ne parla qualcosa, cosa diresti? Parlatene, ma da dove cominciano? Io penso sempre che quando si tiene una cosa dentro in generale, non solo per una questione di violenza, quando poi la butti fuori è la fine, cioè crei un disastro, c'è proprio il rimbalzo, no? Quando lanci una cosa poi torna 7 volte di più. E parlarne, iniziare magari, se non te la senti di parlarne con un esperto, parlarne con le persone che ritieni più vicino a te. So che non è una cosa semplice, e di non fare il mio stesso errore, cioè di non parlarne con i genitori, perché i genitori comunque sono più grandi,
comunque hanno una storia e comunque possono aiutarvi. E io me ne pento tanto, cioè ad oggi mia madre sa in grandi linee, ma non è mai stato realmente affrontato, perché io non voglio affrontare questa cosa con mia madre. Ma tu gliel'avresti fatta pagare a lui? Ma ti ripeto, quando è accaduta io non ero consapevole che quella fosse violenza sessuale, capito? Ma se ne avessi parlato dopo un anno, cioè tu c'hai voglia di vendetta oppure no? La rivincita, anzi, diciamo, che non è che... Quando l'ho visto su Tinder mi è venuta proprio la voglia di far sì che lui fosse un sacco da box e di tagliare tante. Perché se penso che solo una persona può segnarti così tanto la vita... In 12 anni, se in 12 anni sono ancora a questo punto, insomma, facciamoci delle domande, diamoci delle risposte. Adesso hai trovato una persona seria. Quando io ho conosciuto Max, vabbè, io andavo a stalkerizzarlo sempre al bar, così. Con calma, queste finestre che erano sulla strada. Io andavo sempre a stalkerizzarlo e un giorno era il suo compleanno e ho detto, quanti anni fai? 20. No, io ero lì così per una volta. Ero convinta, lo giuro, ero convintissima che quantomeno ne avessi 24 e io ne avevo 26. Dico, dai, 2 anni, mi pare mi fa 20. Cioè, io ho guardato i miei amici mi hanno guardato e mi hanno detto, sei la solita pedofila. No, cioè, io non volevo, ti giuro, però vabbè, alla fine non mi è fregato un cazzo perché nonostante lui adesso ne abbia 21, è una persona molto intelligente, è uno che lavora, 98. È uno che lavora, non è uno sbarbato, ecco. Su alcune cose è ancora piccolo, però vabbè. Tipo che a volte ci sono dei momenti in cui non si rende conto che comunque stiamo convivendo. Cioè un giorno sono uscito dicendo, ah vabbè, ma perché poi oltretutto ci si mette di mezzo il fatto che siamo due nazionalità diverse, quindi lui è ucraino e io italiana, quindi ci sono delle mentalità molto diverse. Quindi quando lui un giorno se ne è uscito dicendo, vabbè, ma la donna deve stare a casa a pulire, apriti cielo, partendo dal presupposto che io non faccio altro che pulire la mattina alla sera, ma io non sono solo questo, perché comunque come li porti tu i soldi a casa li porto pure io. Devo dire che sua mamma mi ha detto che lui è molto cambiato, sta prendendo tanto la mentalità italiana, grazie anche a me. Sei felice almeno di aver parlato di questo argomento col sorriso, cosa che magari tempo fa non avresti fatto? Diciamo che quando ne ho parlato in video, allora non me lo ricordo molto bene il video, ti ricordo. Io me lo ricordo, non sorridevi. No, infatti, però adesso forse perché ho aggiunto ulteriore sicurezza. Non solo alla mia vita dal punto di vista sessuale, ma anche alla mia persona. Sorrido, a volte ci rimango male perché penso, minchia, c'hai 28 anni e ancora c'hai questi problemi. Se mai dovessi lasciarmi con Max e dover rispiegare a una persona tutto quello che è successo. Adesso quando conoscevo un ragazzo, lo conoscevo e dicevo, allora guarda, io ho subito violenza, lo dicevo subito come primo. E la gente mi prendeva per pazza, perché io quando ho conosciuto Max, tra le prime cose che ci siamo detti, una sera eravamo al telefono e ho detto, guarda, io te lo dico già da mo. Ma non è tanto da pazzi, perché poi è la prima cosa. Ma oddio, quando ci trovi si capisce. È come se vai da uno, ciao, comunque io sono tossicodipendente e mi buco. A me è capitato che qualcuno venisse a dirmelo così. Se tu lo dicevi all'inizio, perché prima comunque ti sei ritrovata probabilmente in situazioni in cui ti trovavi spaesata. Ma infatti, in mezzo alla relazione. Meglio così, magari dovrei dirlo un pochettino un po' più tardi. Ecco. Però io gliel'ho detto fin da subito. È stato anche difficile spiegarglielo in italiano e tutto. Mamma mia, e come mi descrivi come parla Max? Io dico, ma come parla? No, non è vero, parla bene. Hai detto, parla un pochino meglio l'italiano. Però come glielo spiego a Max? Diciamo che lui mette, tipo, soggetti li mette sbagliati. Ieri mi guarda e mi fa, vorrei tanto darti un bacio sullo collo. Che cazzo era? Mi è sembrato un misto tra siciliano e sullo collo. Cioè, poi lui lavora con dei siciliani, quindi ci avrà un mix. Nella sua testa, secondo me, c'è proprio error. Devi sapere che poi lui la notte, essendo giustamente ucraino, sogna in ucraino e fa viaggiare. Però immaginati una persona che non è pronta a una roba del genere, tu stai dormendo. Ma parla nel sonno in ucraino? Sì, ma fa troppo. Peng, parla la mia amica, parla nel sonno in cinese. Ma d'altronde è la lingua cioè che c'hanno nella testa. Ma una volta mi si è alzata, stavamo a dormire insieme, l'unica volta che ho dormito con qualcuno, cioè no, è vero, nel senso, vabbè, amica, sì. Si alza e mi fa WhatsApp e torna a dormire. E il giorno dopo dico, guarda, mi ha detto WhatsApp, davvero? Perché vuol dire vaffanculo. WhatsApp. Ma io sapessi cosa. No, Max fa proprio. Anch'io sono sonnambula.
E va bene, mi ha fatto piacere che tu abbia parlato di questo argomento nel mio canale, per il nostro video sociale. Sono contenta, insomma, che tu ti sia aperta e che ne abbia parlato diversamente rispetto a come avevi fatto quel video, perché eri distrutta, me lo ricordo. Ma poi come mi è venuto? Hai fatto bene. No, non mi ricordo. È meglio parlarne, è meglio dirlo, anche se a una certa non può più fare niente, se ne deve parlare. Anche per aiutare chi sente, capito? No, infatti l'unica cosa che posso fare adesso è conviverci. A lui non gli posso fare neanche niente, che se lo il culo. Cretino. Secondo me lui non è uno, cioè io non voglio difenderlo. Secondo me lui non è uno stupratore, ma è una persona che ha sicuramente dei problemi mentali, perché a me ha sempre detto che era vergine a 24 anni. Invece mi sembrava, ma ascolta, alla fine io e lui ci frequentavamo da 3 settimane neanche, quindi come ti viene, boh, la rabbia nei suoi confronti ce l'avrò sempre, te l'ho detto, perché mi ha segnato vita. C'è stato un periodo in cui l'ho cercato su Facebook, non mi ricordo il suo cognome e questa cosa mi fa tanto piacere, cioè il fatto di non ricordarmi il cognome vuol dire che stai andando nel dimenticatoio. Sai che si dice che la memoria c'è un tot, no? Tu ti puoi ricordare un tot di cose. E anche adesso che mi sto soffermando, il nome me lo ricordo, non lo dico. Tante altre cose, però c'è avuto il dubbio. Il cognome non me lo ricordo. E quando mi era uscito sulla chat e ho visto il nome, ho detto è lui, è proprio lui. Sempre la stessa faccia, gli stessi tatuaggi, le stesse cose. E mi ricordo che ero andata a riguardarlo su Facebook per vedere, no? E dicevo, boh, guardalo lì che se la ride. E intanto cioè, l'hanno fatto. Non consapevole di quello che ha fatto. Però continua a dire che non è consapevole. Secondo me no, secondo me ha proprio un problema mentale, perché una persona che dice, sai, è un po' come l'omofobo, che poi in realtà è omosessuale, no? Quello è un problema che sta nella testa. Avere un problema mentale non implica che tu sei pazzo. La non pazzia è un'altra cosa, che è che la tua mente ti fa fare delle cose anche se tu magari non vorresti, o ti fa porre in un determinato modo anche se tu non vorresti essere così. Io non lo voglio giustificare, perché quello che ha fatto non è una cosa bella, però allo stesso tempo ti dico, secondo me è come se, sai, come quando dicono una persona ha ucciso, ha avuto un raptus, no? Non è giustificabile, sia chiaro, non sto giustificando questa cosa, ma lui per me è come se si fosse trasformato in quel momento. Cioè il fatto che io fossi sul letto con le calze così, non lo so che cazzo gli è partito nella mente, però a volte gli stessi raptus ce li ha Max, ma ce li ha ovviamente in modo ironico, no? Magari sto sul divano e viene tette, capito? Tu non lo puoi sapere nella testa di una persona come viene. Io un giorno ho tirato uno schiaffo al mio fidanzato. Perché mi è venuto? No, perché stavamo litigando, io volevo che aprisse il divano perché volevo sbagliare. Ah, per sbaglio? No, volevo che aprisse il divano e lui non si levava dal suo cazzo di divano. Io ho tirato uno schiaffo e lui si è alzato e ho visto lo stesso raptus che stava per partire, lui mi ha tirato uno schiaffo, ma non me l'ha tirato in faccia, me l'ha tirato sul culo. E quando io ho visto questa reazione, ho detto, cavolo, però lui ci ha pensato, vedi? Per questo io ti dico una cosa di testa, lui si è fermato prima di dire, però l'ha fatto sul culo, non me l'ha fatto in faccia. Cioè me l'ha fatto proprio come se me l'avesse data sessualmente, però me l'ha data bella forte, capito? La mente credo che sia l'arma più letale di chiunque, perché ti può giocare gli scherzi più brutti. Io non riesco a pensarla così. Ciao polpette, fateci sapere nei commenti cosa pensate, se volete sfogarvi, anche se questo è il se volete passo, scrivermi, io fatelo. Sono disponibile. Anche mio Dio, mi ha vibrato il culo. E niente, sono felice che tu abbia fatto parte di questo video, non mi sta più cagando. Scusami. Ciao polpette. Ciao.